Portatelo qui! Che lo assalti! Prendi e mangia! Riempi la pancia! Prendi e mangia! Riempi la pancia! O topi sudditi! Oggi doveva essere un grande giorno, ma il trionfo è tale che... Oggi è un glorioso giorno! Glorioso giorno, glorioso per noi! Dorba! Che cosa aspettate, branca dei conigli, all'attacco! Gatto, ti consiglio di fare attenzione al tuo artiglio. Topo, vedi di fare attenzione alla tua gola. Liberate i miei amici! Non puoi. Anna? Puoi. Liberate il microbo! Va bene. Anche il polletto. Presto, tutti sulla chiappa. Avanti tutta! Mollare la zavorra. Come osi tu, sporco! Stai ancora pensando a quello che ti ha detto Pallino, vero? Sì. E sei triste. Vedi, devi sapere che Pallino ti ha detto una cosa vera e una falsa. È vero che i gatti mangiano gli uccelli, fa parte della loro natura, ma noi non potremo mai mangiare te, perché ti vogliamo bene. E ti vogliamo bene ancora di più, proprio perché sei diversa da noi. Io non voglio essere diversa da voi, voglio essere un gatto. A noi fa piacere e ci rende fieri che tu voglia essere come noi, ma ci rende ancora più orgogliosi che tu sia una bellissima gabbiana e che tu possa un giorno volare libera nel cielo, come volava tua madre. È bravo il giovanotto, se la cava con le parole. È un gran gatto. Parla come un libro stampato. Tu non sei la mia vera mamma, non è vero, Zorba? No, Fifi, la tua mamma era una gabbiana giovane e coraggiosa. Lei era leggera, elegante e nobile, come tutte le creature che sanno volare. Ma io ho paura di volare. Non devi temere ciò che è nella tua natura, Fifi. Ti prometto che quando sarai pronta io sarò vicino a te. Ti voglio bene, Zorba. Voglio bene a tutti voi. Velocizzare movimento punti di appoggio A e B. Estensione snodo C. Estensione snodo D. Sollevare punto E. Stendere punto F. Aria 30 battute al minuto. Mettere al petto A e B e decollare. Sono caduta. Tutto bene, Fifi, stai tranquilla. Non si vola mai al primo tentativo. Dai, riproviamo. Siamo arrivati al 21esimo tentativo, Diderot. Io non riesco a capire. Ho studiato la macchina di Leonardo da Vinci fin nei minimi dettagli. Ne ho seguito le istruzioni alla lettera, ma... Comunque ora basta. Se continuiamo con gli insuccessi, Fifi non volerà più. Ehi, perché non facciamo gli esperimenti con un volontario? Volontario? Oh, ma che bravo il nostro segretario. Così mi piace. Cuore sveglio e cervello coraggioso.
cielo! Aiuto! Ma perché sempre io? Ovvio, perché lei è il più leggero, il più agile e il più aerodinamico. Via! Via! Pronti? Sì, mi sto sollevando! Resisti! Arriva duro, giovanotto! Sto volando! Sto volando!